una cultura però erotica l'ha avuta. Dunque, una cultura erotica, cultura nel senso che sono... No, non l'ha avuta. Ma le cose dell'erotismo le ha imparate. Maluccio. No? Maluccio, vabbè. Allora, gli faccio... Io cerco di essere quello che sostiene, come allora la castità era una forma di opposizione politica alla dittatura, così io sì, ragazzi, siccome di dittatura non ce n'è mica una, soltanto quella fascista, c'è anche... c'è la dittatura della pubblicità, per esempio. Sì, esatto. E allora se la pubblicità, non è vero, si basa largamente sull'erotismo, bene, allora le persone colte, antipubblicitarie, cercano di cancellare l'erotismo dal panorama del loro, non dico della loro vita, del loro costume. Ha ragione, penso. Penso assolutamente anche io. Sì, avete completamente ragione. Lei è sposato? Certo. Perché monogamo, naturalmente. Come monogamo? No, cioè non è poligamo, non ha parecchie mogli, solo una moglie. No, perché questa domanda è sulla poligamia. Fatti miei, e basta che qualcuno mi conosca, che sa benissimo perché la mia posizione è... Pluralistica, è così che si dice pluralistica. Si dice io facendo parte di un partito pluralistico. Sì. Pluralistica vuole che cosa, che possa essere monogamo? No, io vorrei essere monogamo, ma siccome il partito è pluralistico, anche io sono pluralistico, no? La poligamia in Turchia è stata abolita in che anno? 1867, 1929 o 1965? Lei se lo ricorda se era nel 29, nel 65 o nel mio... Forse nel 65, non lo so. È stata abolita la poligamia in Turchia nel 29. Nel 29, prima, meglio ancora. Invece, lei si ricorda naturalmente che ci sono stati questi bordelli di lusso durante la Belle Époque. Sì. E questi bordelli si erano messi d'accordo per offrire ai loro clienti lo stesso numero di posizioni erotiche, così non c'era concorrenza. E quante erano queste posizioni che si potevano adottare? Allora, 4, 11 o 32?